Va bene, quindi ricominciamo. Buonasera creature meravigliose, sono Paolo Ciericola, siamo su offertalibera.org e il tema di questa sera è qualcosa che molte persone si ritrovano ad avere e non sanno come fare, usano i sistemi più disparati per liberarsi il naso dal famoso pompetta qui nel naso per respirare meglio o meno. Scusate, ma il regista mi ha mandato un messaggio. Ok. Allora, questo problema affligge moltissime persone, da quello che so. Alcuni addirittura non respirano con il naso da molti anni. Mi è capitato in passato di conoscere persone che mi hanno detto che non hanno mai respirato in vita loro con il naso. Il caso di questo maestro siciliano, una volta sono stato a fare un seminario in Sicilia e quello che mi ospitava era un maestro di arti marziali e lui conosceva un sacco di tecniche, robe varie, però mi ha detto che lui non aveva mai, mai, mai respirato col suo naso. Sempre con la bocca, sempre con la bocca, respirava perché non riusciva a stapparlo in nessun modo, nonostante tutte le varie tecniche, robe varie, non ci riusciva. E gli ho spiegato un giorno un trucco per poter respirare con il suo naso. E lui ha fatto quello che gli ho detto praticamente, ha fatto questo esercizio che dura massimo 5 minuti e è rimasto sconvolto dalla semplicità e dal risultato, perché praticamente dice, a un certo punto mentre mi accompagnava per andare a fare il seminario in macchina, dice, mi sono arrabbiato. Dico, oddio, che diavolo sarà successo? Che cosa si è smosso con questa apertura del naso, con questo respiro? Perché, come ho detto già neanche nelle altre puntate, lavorando con il respiro possono venire a galla memorie sommerse di cui non sappiamo nulla, che sono quelle che però ci condizionano tutta la vita senza che ce ne rendiamo conto. E quindi, non sapendo mai dove va a finire questo benedetto respiro, mi chiedevo cosa diavolo fosse successo a lui. Cioè, no, sono arrabbiato, è tutta una vita che faccio esercizi di tutto, di più, non sono mai riuscito a respirare col naso, arrivi tu 5 minuti e respiri col naso, no, non è possibile. Che ti posso fare? Questo è quello che succede, basta soltanto metterlo in atto. Allora, se il tuo problema è quello di avere il naso occluso, sia perché hai magari l'allergia, sia perché sei raffreddore, sia perché hai il naso che ti dicono che devi andare a operarti perché c'è il setto nasale deviato, molte persone ti posso dire che hanno evitato di andare a operarsi al setto nasale perché quasi tutti abbiamo il setto nasale un po' deviato. Ma quello che succede con il naso è qualcosa di particolare, a cui nessuno fa mai caso, neanche gli otorini lo sanno questa cosa qui, per cui figuriamoci. Ci sono arrivato di mio, non mi ricordo neanche tanto quanti anni fa ci sono arrivato a questa cosa. E non mi ricordo come diavolo sia successo, nel senso che l'ho scoperto, punto. Poi per me, vabbè, era una cosa straordinaria così, ma non neanche più di tanto, non ne ho parlato mai più di tanto. E invece in questa occasione vi racconto questa chicca, questo trucco per poter aprire il naso. Allora, dovete cominciare a fare una cosa, un'osservazione. Provate a tirare su con il naso forte in questo momento, sul respiro. Riuscite a sentire quello che succede qui? Sentitelo da me. Se provi a tirare forte, quello che succede è che i buchi del naso sono così, quando cominci a tirare forte diventano così. Si stringono, perché siamo fatti di muscoli. Quasi tutto il nostro corpo è fatto di muscoli, a parte le ossa, ma le cellule hanno questa tendenza a fare questo lavoro qui, aprire e chiudere, aprire e chiudere, aprire e chiudere. Quindi tutti i nostri muscoli, anche i nostri muscoli, hanno la tendenza a contrarsi e a rilassarsi, contrarsi e rilassarsi. Quindi se c'è il naso già un po' chiuso e tiri ancora più forte, non fai altro che chiudere ancora di più con il naso. Ok? Quindi l'arcano trucco per sciogliere i muscoli del naso è questo qui. Allora, puoi provare a metterti intanto seduto, posizione seduta, eretta, con gli occhi chiusi e prova ad immaginare di non devi forzare il respiro, ma è proprio adesso lo faccio vedere con le mani il movimento. Prova a immaginare che stai inspirando due fili di seta, solo
sottilissimi, quindi sono due cose sottilissime, quindi il respiro sarà sottile, non è come le altre volte che ho parlato di respirare ampio e cose varie, no, in questo caso serve che tu faccia un respiro sottile, ma per un motivo ben preciso, che poi scoprirai se lo fai. È praticamente, prova a immaginare che stai inspirando molto lentamente, faccio un movimento con le mani per farti rendere conto di qual è la velocità con cui sto inspirando. E qual è anche la capienza? È veramente, sono due fili di seta, è un respiro sottilissimo. Per tutto il tempo che ti ci vuole per fare il pieno dentro di te, e poi l'espirazione sarà uguale. Molto sottile per tutto il tempo che ti ci vorrà. Allora, questa operazione la ripeti, vai avanti per circa 5 minuti. Probabilmente a un certo punto quello che succederà è che ti sentirai come se ti mancasse l'ossigenazione, il respiro, nonostante stai respirando, però stai facendo qualcosa di straordinario che non è abituale. E allora a quel punto, se ti manca, se senti che ti manca il respiro, puoi aprire la bocca e respirare con la bocca facendo. Fai 3-4 respiri così e dopo ricominci. Quindi chiudi gli occhi, ti metti con la schiena dritta. Non devi fare con le mani questo gesto che sto facendo, questo gesto lo sto facendo soltanto per farti vedere quello che sto facendo, ma in realtà è proprio posizione tranquilla e l'inspirazione è sottilissima. Quando finirai l'espirazione, riprendi di nuovo l'inspirazione, continuando molto molto sottile, molto molto lentamente. Ti dico, nell'arco di 2-3 minuti, 4 minuti, 5 minuti al massimo, di solito si sente qui proprio come se si aprisse, perché i muscoli si sono rilassati e mollano. Quindi si aprono i canali e si comincia a respirare bene. Anche se hai il naso raffreddato, col raffreddore, col pieno di muco e robe varie, sentirai questa differenza. A volte mi è capitato di sperimentarlo con proprio il raffreddore, con il cosiddetto raffreddore, con il muco che veniva giù pieno, che quindi si fa anche fatica a fare quel respiro sottile. Però prova a insistere, anche se ti sembra di non fare nulla, che non entra nulla, tu provaci, fallo. Proprio provi a farlo e se ti manca il respiro, come ti ho detto prima, provi a fare quei 2-3 respiri e poi ti rimetti lì e ci riprovi. Dentro, fuori, lentissimamente. Ci vogliono 3, 4, 5 minuti al massimo, ok? Generalmente. Ovviamente, se non ti riesce la prima volta, riprova, 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 perché poi questo esercizio, ti dico, l'ho fatto sperimentare a molte persone, chi col setto nasale deviato, chi con problemi, tipo questo insegnante di arti marziali che ti dicevo prima, chi con altri tipi di problematiche, e quasi tutti. Diciamo il 95% è riuscito a respirare con il naso tranquillamente. Per cui prova, sperimenta e vedi cosa succede. Non so se c'è qualcuno che qui ha una domanda, c'è qualcuno che ha delle domande, scrivete ragazzi, scrivete, mettete le vostre domande, fate le vostre domande. Ovviamente poi mettete mi piace, condividete tutto quello che volete, se conoscete qualcuno che ha difficoltà, che ha bisogno. Condividete il video e fategli questo grande favore e vi ringrazierà a vita, perché è veramente un esercizio molto 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 semplice, ma molto molto importante e funzionale. Quindi ribadisco, l'inspirazione è lentissima, espirazione è lentissima, va avanti per 4-5 minuti in questo modo qui. Poi
farlo magari anche più volte durante il giorno se senti ancora la necessità, ma funziona. Io spesso e volentieri mi ritrovo con il naso magari a volte asciutto, molto secco, e anche lì si fa fatica a respirare. Oppure con il muco che sento che è attappato, ma anche la sera quando vado a letto, mi metto a letto, generalmente già entro nel respiro continuo, ci sto tutto il giorno, ma soprattutto quando vado a letto ci porto ancora di più l'attenzione, entro proprio nel circolo del respiro per addormentarmi, per scivolare, così come ho parlato in un altro video dell'insonnia. Per scivolare nel dormire, nel sonno, e quindi a volte faccio fatica a respirare. Quindi faccio esattamente questo esercizio qui, molto, molto, molto sottile, 3, 4, 5 volte. Di solito si apre molto velocemente e si respira tranquillamente. Sì, come dicevo, molte persone hanno il setto nasale deviato, ma quasi tutti ce l'abbiamo per un motivo o per l'altro. Certo, è chiaro che se hai preso una grossa botta forte che proprio è rotto e quindi è proprio completamente occluso, diventa un po' difficile, c'è da fare un'operazione. Però per la maggior parte delle persone a cui l'otorino ha detto che c'è il setto nasale deviato e si deve operare perché non respira bene, forse prima di andare a farsi mettere le mani addosso, di farsi operare, è il caso di provare questo esercizio e di vedere se funziona. È un esercizio gratuito, ti ho spiegato come funziona, quindi provalo, fallo e fammi sapere se hai ottenuto risultati. Così come molte persone me l'hanno confermato, me l'hanno condiviso, quindi adesso sto chiedendo a te di che stai guardando di fare la stessa cosa. Che altro dire? Allora, in questo momento sono testa ingolfata, devo respirare un po'. Allora, c'era qualcos'altro che mi veniva, ma mi sfugge in questo momento. Se non ci avete domande, ragazzi, mi riesce difficile di stare davanti alla telecamera senza un pubblico che corrisponde. Per quello che chiedo continuamente, scrivete, fate domande. È tutto chiaro quello che ho spiegato? Ci sono dubbi? Ci sono domande? Ci sono domande? Il modo di farlo preferibile è quello di essere seduti con la schiena dritta, i piedi appoggiati per terra, in modo che l'energia possa fluire anche più facilmente, perché molto spesso siamo lì, siamo incurvati, siamo chiusi su di noi, invece si tratta di lasciare scorrere anche l'energia, e questo anche passando per il naso. Okay? Generalmente, quando si fanno le sedute vere e proprie di respiro, faccio respirare le persone con la bocca. Perché? Perché quando si respira col naso si va molto più facilmente sulle sfere sottili, e invece qui abbiamo bisogno di imparare a stare qui, nel presente, in questo momento qui. Quindi respirando con la bocca, a parte che il buco della bocca con cui respiri è molto più grande rispetto alla portata che ha quella del naso, quando respiri con la bocca ti permette di stare potentemente qui senza grandi problematiche di distrazioni. E quindi si lavora molto potentemente con il respiro. Però ciò non significa che non succede anche con il naso. Se uno è presente, se riesce a stare presente per tutta la seduta con il naso, ci si riesce anche così. Allora, io qui non vedo domande, ragazzi. Quindi se siete in ascolto, se ci siete, battete un colpo, fatemi delle domande, altrimenti io per questa sera chiuderei anche qui. Insomma, l'esercizio è molto molto semplice, lo ribadisco, prova a immaginare, dura 4-5 minuti al massimo, anche se dicevo hai il naso completamente attappato, prova a farlo con questa metodica che ti ho raccontato, quindi molto sottile e molto lento, e scopri cosa succede al tuo meraviglioso naso. Rimarrai stupefatto della semplicità e della facilità con cui puoi farlo. E, va bene, allora io direi che per questa sera ho detto quasi tutto. Se tu che stai guardando il video sei interessato a scoprire altre cose, puoi andare sul sito di www.paolocericola.it oppure www.scuoladirespiro.org per scoprire molte altre cose che la maggior parte non immagina neanche. Cosa si può fare con questo benedetto respiro? E se
se avete domande, scrivete qui nella chat di offertalibera.org oppure sapete come rintracciarmi. Detto questo, vi saluto, vi mando un abbraccio. Ciao a tutti, creature meravigliose. Buona serata.